Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio Regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. Durante l'ultima seduta dell'organo legislativo regionale, un'informativa della Giunta ad opera dell'assessore Marras ha acceso il dibattito sul futuro di Fidi Toscana, la finanziaria regionale che deve trovare forzatamente una nuova strada. Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di risoluzione sottoscritta dai gruppi del Partito Democratico d'Italia Italia Viva che punta a tutelare il valore di Fidi Toscana, la finanziaria regionale, garantendo che il procedimento di selezione pubblica per la ricerca di nuovi soci avvenga in tempi brevi, rivolgendosi possibilmente a partner nazionali e che questi esprimano con chiarezza la natura della mission che vogliono imprimere a Fidi. Si chiede inoltre che la regione mantenga una rilevante presenza nella compagine societaria. Sull'atto si sono Registrati 23 voti favorevoli, 6 contrari e 2 astenuti. Si è provato, si è provato a quello che ha detto il nostro governatore in campagna elettorale. Proviamo, con, l'abbiamo fatto un anno fa, diamo, proviamo a vedere se è possibile continuare con lin house ma eh, anche non soltanto la Corte dei Conti, anche Prometeia ci dice che eh, con la presenza di un'altra società in house questo progetto non si può fare. Vogliamo andare avanti? È rischioso, perdiamo tempo. Quindi, quindi eh, bisogna prendere atto di un'altra soluzione. Creare un pacchetto di maggioranza e cercare un, metterla sul mercato e nelle banche. Se le banche non intendono, non sono più interessati creiamo un pacchetto di maggioranza e cerchiamo, e questo ovviamente eh, facciamo, ora andrà avanti la nostra giunta, a vedere chi ci propone un'idea un imprenditoriale valida per, eh, per Fidi Toscana, mettendoci anche capitale, perché il mercato del credito è particolarmente, ci sono grossi operatori, quindi per coprirgli anche le spalle, perché da sola, solamente con una regione toscana, che ha anche altre finalità, non ce la facciamo. Ma i cittadini toscani, le imprese, i giovani non ci chiedono di controllare una banca o una finanziaria, ci, credo, ci chiedono di sostenere l'impresa, l'economia, di filtrare i bandi comunitari, di essere interlocutori con i bandi del PNRR, di favorire le start-up, di favorire l'economia e il rilancio di un settore produttivo che deve creare ricchezza. Solo creando ricchezza la si può distribuire, è fondamentale investire in un'agenzia regionale di sviluppo. Potenziare questa agenzia, avvidarla a una governance che possa avere Espressione della rappresentatività della Toscana, rilanciare le professionalità e soprattutto collocare nel mercato le nostre quote di Fili Toscana per fare in modo che soggetti privati facciano il loro lavoro. Il fattore tempo, quando si affrontano queste questioni, è una variabile importante. Abbiamo chiesto di fare in fretta, ma di fare bene, mediante un meccanismo di trasparenza e di partecipazione che per noi deve essere fondamentale, mediante ragionamenti di evidenza pubblica e mediante una logica di covendita e non diventa indipendente da quello che possono fare anche altri soggetti. No, dalla maggioranza dell'Aula alla richiesta di Marco Stella di Forza Italia di rimandare la votazione degli atti collegati alla comunicazione dell'assessore Marras per dare la possibilità a tutti i consiglieri di leggere ed analizzare lo studio effettuato da Prometeia. Intanto dobbiamo dire che non ci sono state delle risposte, che avevamo chiesto in consiglio regionale, non ci basta un piccolo documento di quattro pagine di Prometea quando il documento complessivo è di oltre 250 pagine. Lo riteniamo un atto assolutamente sconsiderato ed anche offensivo nei confronti del lavoro dei consiglieri regionali. La documentazione di Prometea doveva essere data ai consiglieri regionali in tempo utile per studiarla. E per farsi un giudizio, perché troppe volte la politica è condizionata dai pregiudizi, i consiglieri regionali, come tutti i politici, dovrebbero invece avere soltanto giudizi e i giudizi consapevoli li hai se hai gli strumenti per formarti quel giudizio, e Prometea era un elemento essenziale quella relazione per capire e per formarsi un giudizio. Respinte le proposte di risoluzione presentate dalla Lega, così come l'ordine del giorno della consigliera Tozzi del gruppo misto, voto negativo dell'Aula consigliare anche per l'atto del gruppo di Fratelli d'Italia che invece chiedeva di costituire una finanziaria regionale pubblica. Noi siamo per la libertà di mercato, per un adeguato sostegno alle imprese. Sta al PD governare la regione toscana e sta tornando indietro rispetto a quello che era stato ecco, detto in campagna elettorale e messo nel programma di governo. La realtà è che si sta perdendo tempo e si continua a perdere tempo senza delineare una nuova mission per Fidi e Toscana. Quindi il tempo perso ha un costo e questo costo lo pagano i toscani per l'inefficienza ancora una volta della sinistra. Oggi scopriamo che la giunta fa retromarcia, non si va più nella direzione del totalmente pubblico, ma addirittura si va nella direzione del totalmente privato, cioè dello smantellamento di Fidi. Quindi abbiamo perso tantissimo tempo i bilanci di Fidi, non detto da me ma detto dalla stessa società, in futuro saranno bilanci rossi, rossi, rossi. Ed ogni mese che passa, quindi, si bruceranno tantissimo, tantissimi soldi, tantissimo denaro pubblico. E le operazioni che oggi sono state raccontate sono operazioni che, se tutto va bene, avranno un tempo di attesa di un anno e mezzo, di due anni. Nel frattempo ci sono centinaia di aziende toscane. Che vivono e che, anzi, che sopravvivono o che sono sopravvissute fino ad oggi, grazie alle garanzie di Fidi Toscana, che dovranno andare in questo periodo di transizione al rinnovo di queste garanzie, e su queste la giunta non ha chiaro quello che succederà. Oltre a pensare ovviamente alle 50 famiglie dei lavoratori che lavorano oggi in Fidi Toscana, per i quali anche per loro non c'è certezza sul futuro. Si punta su sviluppo Toscana, un'operazione che noi riteniamo molto fragile. Perché ci sono poche certezze, ci sono pochi numeri, manca un piano industriale e noi soprattutto arriviamo in forte ritardo rispetto ad altre realtà regionali che già si sono dotate di strumenti per supportare il tessuto economico. Parlare oggi in un contesto estremamente complesso, in cui è partito già il PNRR, in cui sostanzialmente dovevamo già aver approntato questi strumenti, ci pare francamente ecco, una certificazione del fallimento politico della Giunta Giani, Il primo vero fallimento politico. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha detto no anche ad un ordine del giorno... Del Movimento 5 Stelle sul mantenimento dei livelli occupazionali. Quello che è stato sollevato da più parti è stato anche eh, questo iter strano di una comunicazione senza far passare l'argomento dalle commissioni competenti, dove i consiglieri possano approfondire e leggere i dati. Non si può mandare una comunicazione il venerdì per poi parlarne il martedì senza poter vedere i numeri, approfondire anche alla. Presenza dei dirigenti regionali. Politica, lavoro e reddito. Le donne in Toscana fotografate da un rapporto di genere voluto dalla commissione pari opportunità del Consiglio regionale. Donne alle prese con lavoro, reddito, competenze, tempo e potere. Con il rapporto di vari di genere in Toscana realizzato dall'IRPET, l'Istituto regionale di programmazione economica della Toscana e presentato a Palazzo del Pegaso, si fa un'analisi strutturale condotta su input della Commissione per le pari opportunità della Toscana presieduta da Francesca Basanieri. Emerge il fatto che ancora c'è molto lavoro da fare per raggiungere la parità dal punto di vista lavorativo per le donne. Le donne ancora fanno fatica a entrare nel mondo del lavoro se bene in Toscana comunque il tasso di occupazione sia piuttosto alto anche rispetto all'Italia ma eh, le tipologie di lavoro che vengono fatte sono sempre di un certo tipo e queste tipologie non danno l'opportunità alle donne né di crescere dal punto di vista eh, della carriera né, né dal punto di vista del reddito. In più, eh, si evidenzia un aspetto, la maternità è ancora un momento di spartiacque nella vita lavorativa di una donna, dopo la maternità con anche soltanto un figlio, ma ovviamente la cosa peggiora con due o tre figli, comunque le donne o non rientrano nel mondo del lavoro o fanno il part time, comunque il lavoro di cura dei figli è sempre demandato alla donna e questo chiaramente le penalizza dal punto di vista del lavoro. Abbiamo fatto una norma, prima regione italiana, che davvero permette la parità di genere e l'abbiamo fatta con fatica, non è, stata, non è stato semplice. Io penso che buona politica sia quella che riduca queste differenze di genere, che riduca le disuguaglianze tra territori eh, e la sfida collettiva va in questa direzione. La Toscana che io immagino, la Toscana del 2050, eh, io spero davvero che si sia annullato completamente, anzi che si sia ribaltato, vuol dire che abbiamo investito culturalmente nella direzione giusta. È una sfida collettiva serve l'impegno di tutti e noi come istituzione e Consiglio regionale abbiamo fatto, facciamo e faremo la nostra parte. Dal rapporto emerge che la media europea dei tassi di attività delle donne tra i 20 e i 64 anni sfiora nel 2019 il 73% mentre quella italiana è ferma al 60,5% con un forte divario tra nord e sud. La Toscana con il 70,1% risulta molto vicina ma al di sotto della media dell'Unione Europea. In Toscana gli uomini hanno una probabilità di essere occupati del 18% superiore a quella delle donne. Le istituzioni possono fare molto, possono dare una mano, ma prima ancora di questo c'è bisogno, fin da piccoli, di eh, allevare i nostri cittadini e le nostre cittadine in una maniera diversa rispetto a quella a cui siamo stati abituati nel secolo scorso. E quindi avere dei bilanci e delle azioni che, fin da piccoli, abitino a ripartire. Le, le, i compiti e le risorse eh, sia eh, agli uomini che alle donne, ai ragazzi e alle ragazze, ai bambini e alle bambine, questo proviamo a fare. Giovani più innovazione vuol dire futuro, il premio innovazione toscana diventa adesso un ebook con le esperienze più significative di questi anni. È in uscita il primo e-book dedicato alla storia del Premio Innovazione Toscana e delle imprese e start-up che, innovando, hanno scritto il futuro del territorio. Dietro ogni impresa di successo c'è un progetto per il futuro. Questo è il titolo che riprende il motto del premio 2021 dell'ebook, presentato all'Innovation Center della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze insieme a Confindustria Toscana che con il Consiglio regionale è co-promotore del premio Innovazione. La politica ha la capacità di anticipare il progresso, di investire nell'innovazione, di farsi sentire a fianco delle tante ragazze e dei tanti ragazzi che escono dalle nostre università o che vogliono creare una spin-off della propria azienda e fargli sentire che noi ci siamo, che le istituzioni sono a fianco oppure noi non svolgeremo con eh, così come dobbiamo il nostro compito. Voglio mandare un messaggio alle ragazze e ai ragazzi più giovani. Eh, scommettete sul futuro, cercate di pensare come qual è la traiettoria che il mondo sta prendendo e cercate di costruirci. Impresa, lavoro, perché solo così noi possiamo lasciare ai nostri figli un futuro migliore. Il premio, il premio innovazione va in questa direzione, l'ebook che oggi presentiamo va in questa direzione. un libro che vorrei potessimo portare nelle scuole per far capire alle ragazze e ai ragazzi più giovani, quelle che oggi seguono la scuola secondaria superiore, che solo credendo in se stessi ci si può fare e ci possiamo costruire un futuro migliore. È una sfida impegnativa, una sfida che non ci dà forse il consenso oggi dal punto di vista politico, ma che costruisce il consenso della Toscana in un mondo migliore. Stimolare i giovani, stimolare le, le, le start-up, ma non solo, ma anche le aziende stesse ad avere nuovi progetti, nuovi, prodotti, nuovi progetti e poi diventeranno nuovi prodotti futuri per il mercato è, è, è fondamentale, è fondamentale per cercare di far capire ai giovani che si può fare innovazione in Italia, si può fare innovazione a Firenze, si può fare innovazione e creare aziende anche nei nostri territori. L'ebook ha l'obiettivo di valorizzare le realtà imprenditoriali come esperienze di eccellenza e successo in tema di innovazione, strutturando al contempo un messaggio di promozione dell'iniziativa quale opportunità di crescita e networking per le aziende. Il volume è il pregio di raccogliere le progettualità vincitrici dell'ultima edizione del premio 2021 e quelle delle edizioni precedenti, già a partire dal 2017, anche attraverso le interviste realizzate ai vincitori, oltre che ai giudici, per raccontare l'esperienza diretta dei protagonisti del premio. Gruppi consolidati, piccole e medie imprese, tantissime giovani start-up, molte femminili, che hanno sprigionato un potenziale di sviluppo che potrà crescere anche con le nuove edizioni del premio. Sono state tantissime le imprese che hanno partecipato in questi anni. Siamo riusciti a portare alla luce oltre 220 progetti che raccontiamo all'interno di questo volume, che ha il pregio di raccogliere le progettualità e anche le esperienze, le testimonianze dirette dei protagonisti di questo premio, facendolo con numeri assolutamente molto importanti. È un e-book, peraltro, gratuito che si può scaricare anche dal sito del Consiglio regionale e di Confindustria Toscana e che appunto vuole raccogliere la storia di questo premio e anche delle tante imprese e start-up che partecipando e innovando con i loro progetti progetti hanno contribuito a scrivere il futuro di questo territorio. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. Il prossimo appuntamento con l'informazione sul Consiglio Regionale della Toscana si aggiorna con voi alla prossima settimana.